Vladimir Luxuria, promossa alla conduzione dell'Isola dei Famosi, ha fatto una terribile rivelazione sul suo passato. Piansi per giorni. Volto TV apprezzato dal pubblico. Vladimir Luxuria è oggi alla conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A proporle il ruolo la dirigenza Mediaset, che nutre nei suoi confronti una particolare stima. Attivista, ma anche ex deputata, e in seguito personaggio TV, Luxuria conosce bene le dinamiche del reality dei naufraghi. Come concorrente ha vinto il reality, poi è stata inviata e opinionista e ora è approdata alla conduzione. Spesso sopra le righe, ma sempre diretta e sincera, Luxuria ha combattuto diverse battaglie, non ha avuto mai timore di far valere i suoi diritti. In diverse interviste ha dichiarato di non aver completato il processo di transizione sessuale, una scelta che ha fatto in modo consapevole e di cui non si è mai pentita. A Il Corriere della Sera ha rivelato alcuni dettagli del suo vissuto privato. In particolare ha parlato delle sue prime esperienze sessuali avvenute quando era poco più che adolescente. Ha avuto modo di relazionarsi con la sua sessualità grazie ad un vissuto non troppo scontato. Vladimir ha rivelato che a 11 anni è stato adescato da un signore anziano, un pedofilo ultrasessantenne. Non ci fu un rapporto completo, dopo ebbi voglia di rivederlo. Ha presente la sindrome di Stoccolma? Continuammo. Poi lui, forse intuendo il pericolo, non si presentò a un appuntamento e finì. Ci rimasi male. Vladimir Luxuria. Ho amato una sola donna. Sara. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha poi rivelato di aver amato anche una donna. Una persona che le ha insegnato molto e che le ha lasciato un ricordo speciale. Luxuria ha raccontato che la relazione, seppur vissuta in modo particolare, è durata per anni. Lei era inglese, molto femminile, seno abbondante, bionda, occhi azzurri, un carattere maschile. Per dire, mi si avvicinò e chiese se mi poteva offrire da bere. All'epoca ero un 17enne effeminato, esile, coi capelli lunghi. Mi raccontò di essere arrivata in Italia con le amiche in autostop. La sua indipendenza mi colpì. Luxuria ricorda che Sara ha condiviso esperienze importanti che l'hanno aiutata a formarsi come persona. Le ha insegnato l'amore per l'arte, per la musica, ma soprattutto l'importanza di essere libera. Sara mi ha insegnato la libertà, l'amore per la musica, per l'arte. Sara è deceduta qualche anno fa e per Luxuria è stato un duro colpo. Purtroppo è mancata per un tumore. Quando l'ho saputo ho pianto per giorni. Il figlio mi ha invitata al matrimonio. Una notizia che le ha provocato un grande dolore. Oggi porta nel cuore il ricordo di quella donna e tutto ciò che ha condiviso con lei.